canale YouTube di Luigi Gaudio. Seconda e ultima parte dell'ottavo capitolo dei Promessi Sposi. Siamo arrivati al punto in cui si attua il matrimonio clandestino, in realtà fallisce il matrimonio clandestino, perché Don Abbondio reagisce e riesce a impedire, insomma, a Lucia di proferire la formula del matrimonio. Quindi comincia a urlare, a strepitare, a chiedere aiuto, aiuto, rifugiandosi e chiudendosi nella stanza limitrofa, nella stanza vicina. Quindi Renzo, Lucia, Antonio Gervaso inutilmente cercano di entrare lì e di tirarlo fuori, perché lui si è barricato dentro. A questo punto alla finestra grida aiuto, aiuto, e lo sente il campanaio, diciamo il sagrestano, no? Ambrogio, che suona le campane d'allarme. Aiuto, aiuto, c'è un problema. La soluzione che lui trova, la cosa più logica da fare, è quella di suonare le campane, no? L'unica cosa che poteva fare per aiutare Don Abbondio. C'è qualcuno che minaccia il prete. Allora suona le campane. Questo risveglia tutto il paese, ormai la gente è andata a dormire, e crea una grande folla di compaesani che, uniti, si avventurano nella piazza della chiesa a scoprire quale possa essere il pericolo. Adesso abbiamo una riflessione del narratore. Che cosa fa quindi il narratore? Riflette un po' sulle reazioni della gente di fronte al suono delle campane. Cioè, come reagisce la gente, che si trova già magari sotto le coperte, sta già dormendo addirittura, quando suonano le campane. Infatti, non possiamo lasciarci di fermare un momento a fare una riflessione. Renzo, che strepitava di notte in casa altrui, ecco, altra riflessione che fa il narratore. Dice, chi aveva torto e chi aveva ragione fra Renzo e Don Abbondio? A guardare da un punto di vista legale, effettivamente Renzo si è intrufolato nella casa altrui, violando la privacy, diciamo, è entrato nella casa nella canonica, nella casa di Don Abbondio, quindi dovrebbe... Perché in questo serra-serra? In questo serra-serra vuol dire praticamente questa confusione di Renzo e Lucia Agnese che assediano Don Abbondio nella stanzetta. Lui che si chiude dentro, chiede aiuto, il campanaio che suona le campane, e succede quindi un caos, come vedremo, no? Queste sono proprio le parole di Manzoni, no? Ecco, infatti, quando trovate delle parole del testo di Manzoni che non capite, ditemelo, eh? Il serra serra, il pigia pigia, quindi sarebbe il caos, la confusione che si crea con questo suono delle campane. Chi aveva torto e chi aveva ragione? Dal punto di vista della giustizia, in questo caso, poteva avere ragione Don Abbondio, perché qualcuno era penetrato in casa sua con inganno e quindi aveva violato la sua privacy, diciamo così. Ma da un altro punto di vista, chi aveva commesso un torto, un'ingiustizia, era stato Don Abbondio, in effetti. E Renzo era quello che subiva. Alla fine dei fatti era lui l'oppresso, no? Renzo, non certamente Don Abbondio. Don Abbondio, sorpreso, messo in fuga, spaventato, mentre attendeva tranquillamente i fatti suoi, parrebbe la vittima, ma in realtà non lo è, anzi abbiamo visto che è colluso con i prepotenti. Un altro esempio di ironia manzoniana. Così va spesso il mondo, voglio dire, così andava nel secolo XVII. In realtà è ironica questa cosa, perché non è vero che andava solo nel XVII secolo, le cose vanno così ancora oggi. Cioè, spesso si capovolge quella che è apparentemente la giustizia, diciamo, delle leggi apparente, e quella che è la giustizia reale della gente. Cosa hanno fatto a questo punto i bravi che erano all'osteria? Quindi a metà dell'ottavo capitolo ci si chiede che cosa hanno fatto. Vi ricordate che c'erano quei brutti ceffi che aveva visto Renzo nel settimo capitolo e aveva chiesto all'oste chi erano, eccetera. Che cosa avevano fatto? Questi tre, quando videro tutti gli usci chiusi e la strada deserta, uscirono in fretta. Ecco, questo era il loro incarico. Dovevano controllare quando la gente era andata a dormire, insomma, per avvisare gli altri che si poteva finalmente rapire Lucia. Andarono allora diviato al casolare e fecero la loro relazione al signor Griso. Il casolare, vicino alla casa di Lucia e di Agnese, era il posto in cui si erano rifugiati. Andarono allora diviato al casolare, diviato vuol dire dritti dritti al casolare,
Fece la loro relazione. Subito questo si mise in testa un cappellaccio, prese un bordone da pellegrino e disse: andiamo da bravi, zitti, attenti agli ordini. È il suo travestimento. Quindi anche lì di sera, così come si era travestito da pellegrino di mattina per chiedere informazioni, tra virgolette, anche di sera si traveste in questo modo per rapire poi effettivamente Lucia. Il suono delle campane però sorprende i bravi proprio mentre stanno entrando di soppiatto nella casa, aprono la porta con una certa apprensione, preoccupazione, e poi vedono che non c'è nessuno, che non risponde nessuno. Piano piano fanno le scale, vanno dove ci sono, dove c'è la stanza da letto, erano riusciti a sbirciare, no? Che c'era la stanza da letto, e quindi proprio mentre sono lì e si accorgono che non c'è nessuno nel letto, non c'è né Lucia e neanche Agnese, proprio in quel mentre suonano le campane, mentre altri afferrano Menico. Ricordate che Menico era stato mandato da padre Cristoforo per sapere le nuove, ed effettivamente padre Cristoforo gli dice: ah, senti, come mai non è venuto Renzo? Però vai subito a casa di Lucia, di Agnese, avvisali che c'è un rischio di un rapimento, quindi digli di andare via, di scappare. Proprio mentre lui sta entrando dentro il cortile della casa di Renzo di Lucia, viene preso, insomma, da due bravi, da due bravacci, e stanno suonando le campane. Per fortuna, perché altrimenti avrebbero preso Menico e chissà cosa gli avrebbero fatto. Invece, grazie al suono delle campane, Menico riesce a sfuggire dai due bravi. Chi è in difetto è in sospetto, dice il proverbio milanese. All'uno e all'altro furfante, quei due che stavano acchiappando Menico, parve di sentire in quei tocchi suo nome, cognome e soprannome. Come dire, stanno suonando le campane a dirotto, si vede che ci hanno scoperto. E quindi spalancano la mano alla bocca, si guardano in viso e in questo modo permettono a Menico di scappare. Vanno verso la casa dove è il grosso della compagnia, cioè dove si trovano il Griso e gli altri bravi. E Menico via, gambe per la strada, alla volta del campanile, cioè verso il centro del paese, dove a buon conto qualcuno ci doveva essere. No? E comunque riesce a scappare dalle grinfie dei bravi Menico. Il griso fa fatica a radunare gli uomini che al suono delle campane rischiavano di sbandarsi e a farli ritirare ordinatamente verso il palazzotto. Sentono il suono delle campane, anche quelli che sono dentro la casa di Lucia e di Agnese dicono: ah, ma come mai suonano le campane? C'erano su con noi, vogliono scappare in ordine sparso. E invece il Griso riesce a organizzarli e a condurli in modo un po' più ordinato verso il palazzotto di Don Rodrigo, dal momento che lì non c'è niente da fare, perché Lucia e Agnese non ci sono. Anche Perpetua e Agnese sentono il suono della campana, le grida di Don Abbondio, quelle di Menico, attaccate dai bravi, eccetera. A questo punto Agnese cerca ancora disperatamente di fermare Perpetua, ma Perpetua insomma, riesce a divincolarsi e dice: insomma, sei tremenda tu, cosa vuoi, cosa mi trattieni ancora, no? E scappa quindi verso la canonica, perché sta sentendo il suo padrone, tra virgolette, Don Abbondio, urlare, cerca di capire come aiutarlo, no? E Perpetua, insomma, stavolta non si lascia fermare dalle chiacchiere di Agnese. Qui tutti formulano ipotesi su quello che poteva essere accaduto, si dirigono prima verso la canonica, sotto suggerimento di Ambrogio, che dice loro che i malviventi sono già scappati. Sì, c'erano dei ladri, ma se ne sono già andati via. Poi verso la casa di Agnese. Infine si ritirano tutti nelle proprie case, dopo che qualcuno, non meglio precisato con evidenti travisamenti, afferma che c'erano sì dei loschi figuri, ma che ora le donne sono al sicuro. Ecco, qui dobbiamo riflettere, e il narratore riflette, sulle congetture che fa la gente del paese, su come mai sono suonate le campane, che cosa è successo. Noi lettori sappiamo tutto, noi lettori sappiamo molto di più rispetto alla gente del paese. La gente del paese fa delle congetture che non stanno né in cielo né in terra e fanno delle ipotesi che non corrispondono alla realtà. Il lettore sa più quindi della gente del paese, sa che non sono stati i generici ladri che sono andati magari nella casa di Lucia d'Agnese per rubare, no? No, in realtà no, sono andati per rapire, per portar via Lucia, per sequestrarla. Non sono stati i ladri a penetrare nella canonica, ma sono stati Renzo e Lucia Agnese per il matrimonio a sorpresa. Non c'è alcun collegamento
fra l'irruzione nella casa del curato e quella di Lucia di Agnese, mentre invece la gente del paese dice: ah, ci sono dei ladri che hanno cercato di rubare sia nella canonica sia nella casa di Lucia di Agnese. E poi la gente del paese pensa che Lucia Agnese adesso sia a posto perché non c'è più nessuno, è tutto tace in quella casa, e pensa che Lucia Agnese siano a casa, tranquille. Invece no, non è vero, perché Lucia Agnese sono lì nella canonica e adesso scapperanno dal retro. Il narratore coglie quindi l'occasione per farci capire la vigliaccheria di alcuni, che sono quelli che rimangono a letto, quando sentono il suono delle campane non vanno in soccorso, non vanno nel centro del paese, ma se ne rimangono lì a dormire. Perché? Perché le mogli dicono: ma stai qui, stai tranquillo, perché chissà incontro a quale pericolo potresti andare. Poi, ancora, i meccanismi psicologici che portano la folla a farsi influenzare e a travisare la realtà. Ricordiamoci di questo quando nel secondo quadrimestre leggeremo, soprattutto nel tredicesimo capitolo, della folla. Ricordiamoci che Manzoni ha un giudizio negativo sulla folla e lo esprime anche in questo ottavo capitolo. La folla, quindi la gente del paese, si lascia condizionare. Se qualcuno dice qualcosa, tutti quanti gli vanno dietro senza ragionare più di tanto, e il più delle volte queste dicerie non corrispondono alla realtà, non corrispondono alla verità. Questa è la prima folla del romanzo. Sono già presenti qui certi aspetti critici e negativi che caratterizzano gli uomini quando si nascondono dietro la folla. Saranno ulteriormente analizzati nel corso del tumulto di San Martino, quando, dicevamo, addirittura Manzoni farà una sorta di classificazione delle folle. Qui abbiamo un'anticipazione, ecco, in questo ottavo capitolo il narratore gioca molto coi tempi. Abbiamo già detto che c'è un flashback, perché si torna indietro a quello che hanno fatto i bravi lì all'osteria dopo che è andato via Renzo, e ci sono anche anticipazioni, progressi di quello che è avvenuto il giorno dopo. Che cosa è successo il giorno dopo? È successo che la gente del paese si diceva: non so, hanno cercato di rubare, c'era della gente in giro, chi erano questi? Magari erano i bravi di Don Rodrigo. Ebbene, sapete cosa arrivano? Arrivano due bravi di Don Rodrigo da quello che è il console del paese, che poi del resto era uno che lavorava la terra, e gli dicono: guarda che non devi dire niente a nessuno, no? Non devi dire, se vuoi sperare di morire di malattia, caro console, non dire niente, non riferire niente al podestà di Lecco. Intanto gli sposi fuggiaschi con i loro compagni incontrano a metà strada dalla casa Agnese e Menico. Agnese proviene dalla sua passeggiatina con la Perpetua, Menico proviene dalla casa di Lucia e di Agnese. E insieme decidono di dirigersi in fretta verso l'unico luogo sicuro per loro, il convento di Padre Cristoforo. Ovviamente Menico ritorna a casa dai suoi genitori, però fa in tempo a dire loro di non andare a casa. Dice ad Agnese e Lucia: non andate a casa vostra, perché a casa vostra ci sono i diavoli, cioè ci sono i bravi. Andate da un'altra parte, altrimenti rapiranno Lucia. A questo punto viene in mente a loro di andare nel convento, il convento di Pescarenico, dove effettivamente vengono accolti. La casa non è più sicura e quindi bisogna che voi andate via. Menico viene ricompensato con altri soldi in più rispetto a quelli già promessi, ed effettivamente ha rischiato parecchio Menico, perché come abbiamo detto stava per essere preso dai bravi. Fra Cristoforo aspetta con trepidazione insieme al laico sagrestano. Il laico sagrestano quindi è un frate che non è un religioso, che non può dire la messa, però qua diciamo vorrebbe fermare Fra Cristoforo, vorrebbe impedire soprattutto che entrassero nel convento Lucia e Agnese. Renzo poteva anche essere ospitato nel convento, ma Lucia e Agnese no. In base alla regola, se uno chiedeva ospitalità nel convento, è il convento di frati francescani cappuccini maschi, ed era anche un disgraziato, era un bravo, era un delinquente, era un assassino, come nel caso di Lodovico, poteva essere accolto. Se invece si trattava di una donna, si trattasse anche della donna più pia del mondo, non poteva essere, non poteva stare lì a dormire una donna, o passare comunque la notte.
Allora a Fra Cristoforo viene in mente una frase in latino, omnia munda mundis, che vuol dire tutte le cose sono pure per quelli che sono puri. Quando il laico sagrestano ascolta questa frase, dice, ma cosa vuol dire? Cioè rimane un po' sorpreso dalla frase di Fra Cristoforo, e perché non sapeva il latino bene così come lo sapeva Fra Cristoforo, perché ha detto che è un laico sagrestano, quindi non aveva studiato praticamente, no? E quindi ottiene il risultato Fra Cristoforo, usa anche lui il latinorum, ma è diverso il latinorum del secondo capitolo di Don Abbondio, perché quello era fatto solamente per imbambolare un ignorante, cioè per imbambolare uno che non aveva studiato come Renzo. Invece il latinorum di Fra Cristoforo è stato usato inconsapevolmente, inconsciamente, non l'ha fatto apposta per ingannare il laico sagrestano, e comunque a fin di bene, perché effettivamente a questo punto il laico sagrestano, sentendo questa frase in latino, lascia che Lucia e Agnese entrino nel convento. Qui si mise a spiegare ciò che aveva fatto accennare dal piccolo messo, cioè Fra Cristoforo spiega che cosa gli ha detto il vecchio servitore. Il vecchio servitore era arrivato al convento e aveva detto che c'era il progetto del rapimento. Quindi, cari Renzo, Lucia, Agnese, non potete più ritornare nel paese, perché ormai c'è il rischio, c'è la minaccia del rapimento. Quindi dovete andare, dobbiamo cercare una nuova soluzione. Nessuno lo disingannò, nemmeno Lucia. Neanche Lucia disse, ma veramente noi eravamo in giro per il paese perché volevamo fare un matrimonio clandestino. Neanche Lucia ebbe il coraggio di dire la verità a Fra Cristoforo, la quale però Lucia sentiva un rimorso segreto di una tale dissimulazione con un tal uomo, ma era la notte degli imbrogli e dei sotterfugi. Fra Cristoforo ha già preparato loro un piano di fuga. Quando aveva saputo dal vecchio servitore che c'era questo progetto del rapimento, aveva già pensato a mandare Lucia da qualche parte, lontano comunque da quel posto, lontano dal paese. Lucia e Agnese sarebbero andate con una lettera nel convento sorvegliato da un frate a lui caro, il padre guardiano del convento di Monza, che incontreremo nel nono capitolo. Mentre Renzo avrebbe dovuto portare una lettera all'amico padre Bonaventura di Milano, e quindi Renzo andrà a Milano e Lucia e Agnese andranno a Monza, come vedremo nei prossimi capitoli che studieremo. Andate alla riva del lago, vicino allo sbocco del Bione, è un torrente a pochi passi da Pescarenico, lì vedrete un battello fermo, direte barca, vi sarà domandato per chi, rispondete San Francesco. La barca vi riceverà, vi trasporterà all'altra riva dove troverete un baroccio che vi condurrà addirittura fino a asterisco, 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 come vedremo all'inizio del nono capitolo, questo asterisco, 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 diciamo l'anonimo non ci dice che paese è, ma è evidentemente Monza. Le ultime due cose che avvengono nell'ottavo capitolo sono la preghiera nel convento di Pescarenico anche per Don Rodrigo, addirittura, cioè Fra Cristoforo diciamo che addirittura chiede a Renzo e agli altri di pregare anche per Don Rodrigo, anche per l'oppressore, insomma, anche per chi li aveva costretti e li sta costringendo a questo. Chiede il perdono dei peccati per Don Rodrigo. E poi l'altra cosa fondamentale, dicevamo, che avviene alla fine dell'ottavo capitolo è l'addio ai monti. Cioè è una sorta di sono i pensieri di Lucia, ma espressi in un modo quasi lirico. Diciamo che nel romanzo dei Promessi Sposi, che è un testo narrativo, ci sono anche dei momenti lirici, quasi di poesia, e questo sicuramente è più famoso, è l'addio ai monti. Che cosa pensa Lucia quando vede i monti, quando sta per essere traghettata, no, dall'altra parte, e quindi per iniziare questo viaggio che la porterà lontano dal suo paese? Cosa pensa Lucia e cosa pensano tutto sommato anche gli altri due che sono con lei, cioè Agnese e Renzo? Pensa che è molto legata, si sente molto legata ai suoi monti, quindi al posto in cui è nata e in cui aveva anche concepito di essere sposata, di fare la sua famiglia, bella, tranquilla, in pace, senza nessun problema. E adesso invece è costretta ad andare via. Se anche uno decide proprio di andare a vivere altrove, per esempio a Milano per cercare lavoro,
visto che magari in quei posti non c'è tanto lavoro. Quando però è costretto ad andarsene via, è molto triste, è sconsolato. Chi parte volontariamente, no? Cioè chi va via volontariamente da questi paesi per andare a cercare lavoro, pure è molto triste quando deve andarsene via, no? Provate a pensare chi invece è costretto ad andarsene via involontariamente, come Lucia, che non ha scelto lei di andare via dal suo paese, avrebbe pensato, come dire, aveva pensato di restare lì per sempre, no? Allora, chi ha deciso di andarsene via volontariamente dice, ma ho preso la decisione giusta, si meraviglia di essersi potuto risolvere, vorrebbe tornare indietro, ma lei purtroppo non può comunque neanche decidere. Allora prova a pensare, ecco per esempio, abbiamo detto che lui non amava molto Lecco, però diciamo la verità, poi noi andremo, ah già, noi non andremo, maledizione. La gente di quei posti, provate a chiedere al vostro professore di matematica, che viene dal lecchese, è molto legata a quei posti, a quei luoghi, è affezionata e quindi vede questi posti di pianura dove ci sono, l'aria è meno pura, vero? È così piatta, in modo molto negativo, e così pensa al suo paese. È la stessa cosa quello che pensa Lucia. Altri video didattici su attuttascuola.it.